eccoci qua alla nostra rubrica Un caffè con Carlo Savinelli. Ciao a tutti. Insomma, Carlo, toccata e fuga, ti abbiamo visto qua arrivare 2 ore fa, ti abbiamo afferrato. E... insomma, vuoi raccontarci un po' cosa hai fatto in questi ultimi mesi? Viaggiato, diciamo, quindi sono tipo la mia attività prevalente è stata viaggiare. Quindi ho giocato un po' meno e ho viaggiato un po' di più, diciamo così. Sei stato in Australia, un trip davvero interessante a quanto c'era, mi hai raccontato. Sì, ho fatto sia Australia che Nuova Zelanda, in occasione anche dell'Ossimilion, quindi ne ho approfittato per giocare un torneo che avevo sempre voluto giocare e ne ho approfittato per fare una vacanza che comunque era un posto che volevo visitare già da un po' di tempo e lo consiglio davvero a tutti, cioè soprattutto la Nuova Zelanda oltre che l'Australia sono posti da vedere almeno una volta nella vita. Strano perché un giocatore come te non è mai stato in Australia, nonostante l'action abbastanza... È strano perché ogni anno che decidevo, pensavo di voler andare, poi succedeva sempre qualcosa e alla fine non andavo. Invece quest'anno ho prenotato tutto con un ampio preavviso, stranamente per come sono abituato, e alla fine sono riuscito a partire. Vuoi parlarci un po' delle ISOP? Sei venuto qua, ma qual è il motivo? Giusto una toccata e fuga? Vuoi sederti ai tavoli cash? Vuoi fare un torneo? Diciamo che sono venuto qui per fare una commissione che dovevo fare un po' di tempo e ne ho approfittato per fare un salto. Magari se c'è partita cash game mi fermo un po' per giocare. Tornei purtroppo non sono in tempo quasi per giocare niente, anche se mi sarebbe piaciuto giocare in main event perché comunque c'è una struttura molto bella, un torneo che gioco sempre volentieri. Poi i ragazzi sono rimasti coerenti con l'idea di non voler fare il garantito e quindi di sviluppare un progetto su dinamiche diverse e comunque con ottimi risultati. Quindi è un torneo che gioco volentieri, però per una questione di tempo non sono proprio riuscito. Parliamo un attimo di questo. Cosa ne pensi tu di questi tornei che dici non c'hanno il garantito, però comunque l'affluenza è buona, la gente sta bene e anche personaggi come te tornano? Ma sinceramente io penso che garantito o non garantito siano uno debba scegliere il torneo. Comunque ovviamente il mettere un garantito crea un appeal maggiore per un giocatore e quindi dà la possibilità quindi di concorrere per un montepremi più grosso, ma fare un torneo che comunque tu sai che farà tante persone, quindi con un montepremi ottimo e magari con un field anche ridotto che può avere anche i suoi vantaggi, però con una struttura bella in un posto dove ti piace andare, cioè ha sempre il suo perché, cioè è sempre una tappa che farei volentieri. Perfetto, vogliamo aggiungere qualcosa ai tuoi programmi futuri? Sinceramente non so cosa farò settimana prossima, giuro, vorrei dire farò questo ma non ne ho proprio idea, quindi diciamo che i miei programmi futuri vanno di settimana in settimana. Abbiamo visto un tatuaggio appena fatto, vuoi mostrarlo alla camera? C'è scritto be brave, cioè sii coraggioso. Una cosa di cui sono sicuro nella vita a 32 anni che nella vita bisogna essere coraggiosi. Anche per fare una scelta come quella del poker player, no? Diciamo, soprattutto, dai. Bene, salutiamo Carlo Savinelli, un ringraziamento a tutti e appuntamento a Las Vegas forse? Vediamo, vediamo. Ciao. Ciao a tutti.